Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video ti faccio vedere come ho trasformato un crocifisso. Avevo questo crocifisso da tantissimo tempo e come vedi era un crocifisso un po' sfigatello, nel senso che era un po' troppo trash, nel senso che questa statua dorata con questa cornice che sembra un po' anni 80, non mi piaceva tantissimo. E quindi ho deciso di modificarlo un po'. Diciamo che modificare questo tipo di crocifisso è stato per alcuni versi non semplicissimo, per il semplice fatto che avevo paura che l'acrilico non si attaccasse allo smalto lucido che aveva la statua, e quindi per questo ho cercato in un primo momento di togliere quella sorta di smalto. Non riuscendoci benissimo, come si vede in queste immagini, ho deciso di fregarmene, di passare direttamente così alla brutta e in maniera aggressiva con l'acrilico. Effettivamente devo dire che l'acrilico si è ben adagiato sulla superficie e quindi mi ha dato la possibilità di coprire quell'orribile smalto dorato e creare appunto un incarnato un po' più umano per questa statua del Cristo. Ho proceduto molto semplicemente dipingendo. In questi momenti di quarantena, in questi momenti in cui si è chiusi in casa, diciamo che fare dei lavoretti in casa mi aiuta a sentirmi produttivo, mi aiuta a completare delle cose che sarebbero dovute essere completate molto tempo fa e mi rilassano anche, quindi ho deciso di portare avanti alcuni progetti. Con l'acrilico color carne, ho appunto colorato la carne della statua e poi dopo ho provveduto a intervenire. E poi dopo ho fatto degli interventi con altri colori, come ad esempio il bianco per quanto riguarda il lenzuolino, e ovviamente ho colorato anche i capelli, ho cercato di dare una sorta di espressione decente al viso, e poi ho ritoccato anche la corona di spine. La parte più bella è sicuramente quella dell'insanguinamento, ossia ogni volta che io dipingo un crocifisso o che lo disegnavo quando ero piccolo, la cosa che mi piaceva di più era fare il sangue. E quindi anche in questo caso diciamo che ho abbondato di sangue. Se tu hai visto il video in cui ti parlavo della mia collezione di crocifissi, saprai perché sto facendo questo riferimento. Se lo vuoi scoprire, guardalo, ovviamente linkato qua nel pallino, sulle i che non mi ricordo mai se è da questa parte o da questa parte. E niente, quindi mi sono divertito a imbrattare di sangue questo povero Cristo. E niente, una volta terminato il Cristo, che come vedi ho cercato di preservare con dei pezzi di carta per il semplice motivo che volevo conservare il fondo in vellutino rosso, perché avevo paura di staccarlo, perché il tutto assemblato con enormi quantità di colla a caldo, e avevo paura che squarciando, cioè staccando il Cristo dal supporto, si potesse tutto rovinare. E quindi ho deciso di tenerlo in loco, cercando di preservare appunto il fondo con questi pezzi di carta. La cornice ovviamente ho cercato di coprirla bene il meglio, perché non mi piaceva quell'effetto anni 80. Io l'ho già vista quella fantasia da qualche altra parte, mi sembra una cosa molto antica, un po' trash. Invece nera sta sicuramente meglio. E questo è il risultato finale. Come vedi, questo video è un video molto semplice in cui non dico niente di nuovo e non ti faccio vedere chissà che o chissà quale realizzazione compiuta. Però ecco, anche fare dei lavoretti così semplici che in qualche modo fanno sì che il cervello si metta in pausa un attimo e ci fanno catalizzare l'attenzione soltanto su queste cose che sono anche semplici da fare, perché mi rendo conto che il pimpare questo Gesù non sia stato niente di artistico, niente di così estremamente creativo. Però ecco, ritagliarmi quel momento di tempo per dedicare l'attenzione soltanto a fare quello, mi è servito a rilassarmi, mi è servito a staccare un po' la testa dalle notizie non troppo bellissime che in questi giorni stanno
stanno inevitabilmente arrivando alle nostre orecchie e quindi ho voluto registrarlo perché poteva in qualche modo, non lo so, farti sorridere o tenerti compagnia. Queste sono questo diciamo che è l'intento di questi video che sto facendo in questo periodo nel mio canale, sia per quanto riguarda le live, sia per quanto riguarda questi video che alcune volte sono molto semplici, però l'intento è appunto quello di intrattenere, magari di farti staccare un po' il cervello e magari di darti la possibilità di o vedere dei progetti che magari puoi replicare anche tu stando in quarantena, oppure così passare un po' di tempo chiacchierando con una persona, un amico virtuale, in modo tale da staccare un po' la routine che inevitabilmente siamo costretti in qualche modo a vivere. Ecco, io ho detto questo, spero che in questo video ti sia piaciuto e ti abbia divertito. Aspetto ovviamente i tuoi commenti sia per quanto riguarda i pareri al crocifisso, sia per quanto riguarda per esempio i pareri su che cosa stai facendo tu per ingannare il tempo e per rilassarti e per occupare questo tempo di quarantena. E niente, spero quindi di leggere i tuoi commenti. Io ti ringrazio per aver visto questo video e ti auguro buona quarantena. Ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto.